Ne ha molte l'Armenia di croci. Ne sono lastricate le sue strade, come i sentieri della sua storia. Ma le lacrime che quei patiboli piantati ovunque rievocano non hanno soffocato il senso del bello. Il Papa ha cominciato così, con un omaggio alla forza di fede e di cuore dell'Armenia, il suo tradizionale colloquio con i giornalisti che lo hanno seguito nel viaggio apostolico nel Caucaso. Sul volo di rientro, il pontefice ha parlato a caldo delle impressioni accumulate, affermando di aver colto, dietro la scorza calcarea di un popolo spesso martire, una tenerezza non scalfita dal dolore, la genialità dell'arte e della musica che testimoniano di una vita sempre in transito dalla croce alla risurrezione. È stata la prima nazione cristiana perché il Signore l'ha benedetta, perché ha avuto i santi, ha avuto vescovi santi, martiri, e per questo ha fatto nella resistenza quella pelle di pietra, diciamola così, ma non ha perso la tenerezza di un cuore materno. E l'Armenia anche madre. C'è una parola oscura nel vasto mare della storia dell'Armenia che si erge come uno scoglio, Metz Yegern, grande male, con cui chiamano lo sterminio di massa della propria popolazione ai primi del Novecento. Papa Francesco vi è ritornato associandolo agli altri causati nello stesso secolo da Hitler e Stalin. In Argentina, quando si parlava dell'esterminio armeno, sempre si usava la parola genocidio. Io non conoscevo un'altra. Ma dopo aver sentito il tono del discorso del presidente e anche con il mio passato con questa parola e aver detto questa parola l'anno scorso a San Pietro pubblicamente, sarebbe suonato molto strano non dire lo stesso almeno. Non poteva mancare la domanda di un cronista inglese sulla valutazione del tema caldo del momento, la Brexit. Per me, ha detto il Papa, sempre l'unità è superiore al conflitto, mentre rompere l'unione può portare a un rischio di balcanizzazione del continente. Il passo che deve dare l'Unione Europea per ritrovare la forza che ha avuto nelle sue radici è un passo di creatività e anche di sana disunione, fra virgolette, cioè dare più indipendenza, dare più libertà ai paesi dell'Unione, pensare un'altra forma di unione, essere creativi. Sollecitato sui 500 anni della riforma protestante, Papa Francesco ha definito non errate le intenzioni di Lutero, quanto forse i modi di attuarla, in questo indotto anche dalla Chiesa del tempo affetta da corruzione. Quindi ha confermato di avere in animo l'istituzione di una commissione di studio per il diaconato femminile e, nuovamente invitato a rispondere sul tema, ha ripetuto che il rispetto agli omosessuali è dovuto, ma che i cristiani dovrebbero scusarsi di molte altre offese e abusi commessi. Infine, Benedetto XVI, per il quale il pontefice ha speso, come sempre, parole affettuose di stima. Lui per me è il Papa emerito, è il nonno saggio, è l'uomo che mi custodisce le spalle e la schiena con la sua preghiera. Mai dimentico quel discorso che ci ha fatto i cardinali il 28 febbraio. Fra voi sicuro che sarà il mio successore. Prometto obbedienza. E lo ha fatto.